Nel nome del Padre, dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con voi. Amico Spirito Santo. Autentica celebrare di mente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso voce da te, Signore, allontanati dalla mia
Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fino alla mia giovinezza. Allora Gesù mi sono trovato su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca, va. Vendi quello che hai e dammi la tua, e avrai un tesoro nel cielo, e vieni e segui. Ma a queste parole egli si fece sicuro il volto e se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni. Gesù, voltando lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Parola al Signore. Benedetto sei tu,
Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate.